Assessore Scajola, allora continuate a lavorare, Regione, Dipartimento Protezione Civile, tutte le forze in campo, Comune di Genova, soprattutto anche per la sistemazione degli sfollati. Si va avanti in questo senso? Cioè, potremmo definirlo un cronoprogramma? Sì, assolutamente. Noi abbiamo preparato un cronoprogramma nei vari settori, sia quello delle infrastrutture micro e macro, sia quello riguardante ovviamente gli sfollati e tutte le fasi dell'emergenza che noi stiamo affrontando di pari passo, come diceva lei, con Protezione Civile, che ringraziamo perché è stata di molto preziosa in questa drammatica fase, il Comune di Genova e la Regione Liguria, che oramai sono un tutt'uno in questa fase emergenziale. Noi abbiamo calcolato in questo momento 251 nuclei di sfollati per un totale di 553 persone. Abbiamo messo in piedi, grazie a questa task force, una risposta che vuole dare nell'immediato 45 alloggi entro il 3 di settembre e poi successivamente avremo alloggi pronti nelle fasi successive. Comunque l'obiettivo è quello che al più tardi, ma noi abbiamo l'ambizione di farlo prima, però al più tardi entro fine di novembre tutti gli sfollati possono avere un alloggio. Voglio anche aggiungere che l'alloggio, come dire, è offerto loro, non è obbligatorio accettare l'alloggio, non è l'unica possibilità, ma i cittadini possono anche, come dire, usufruire di un assegno che è mensile, che parte dai 500 per un massimo di 900 euro, per essere loro direttamente a scegliersi un alloggio e andare a affittarselo nel libero mercato, come viene definito. Quindi stiamo cercando tutti insieme di rispondere con atti concreti a un'emergenza incredibile, pazzesca, che nessuno poteva mai immaginare che fosse così difficile e tragica, ma credo che le istituzioni insieme stiano dando una risposta immediata. Siamo anche soddisfatti che il governo abbia fatto due consigli dei ministri nella città di Genova, sono stati dati i fondi che noi al momento abbiamo chiesto, ne aspettiamo altri, però al momento credo che le istituzioni stiano lavorando con grande senso di responsabilità.